Ciao ragazzi, qui è lo Spritz Unboxing di Skyrim Premium Edition PlayStation 3. Ce lo apro Parola col. all'esperto, vai Leo. No, sul serio lo facciamo così? Ce lo apro col berriagozzo di Leo. Esatto. Quello? Non lo so. Ubriacozzo? Non ho capito. Berriagozzo. Berriagozzo. Un berriagozzo. Che continua a farmi. Un berriagozzo. Un berriagozzo è un misto tra un Tanto ci metti uomo e mezz'ora un ad aprire. ubriaco. Tra un uomo e un ubriaco. Sto cercando un misto, però sembra sobrio, occhio. Ma ubriaco lui invece. Eccola la Premium Edition, dai qualche edition. Dettaglio dai. È uscita un anno dopo l'uscita del gioco, hanno che fatto cartone, una nuova cartone rigido. Una nuova edizione. Allora abbiamo il CD-ROM, cazzo il codice. CD-ROM. Non so visto, non te lo metti quando arrivi a casa. Sì, è vero. Poi abbiamo le. Ma regalalo, regala le nostre scritte. Il codice. Cavolo, il primo cioè, che le inserisce. È la guida, la il codice è la guida in formato PDF, sì. Oh, credo. Cartoline. Bello un tocco però. Bella. Vai in vacanza, poi spedisci questo e dici ciao, io sono stato qua, no? Sicuro, guarda. Cartoline Bethesda. Ma maglietta, me la devo provare. Sta buono. Alza una camera, se comincia a spogliarti intanto. La maglietta. Cavati giù. Tanto per togliere non c'è niente di iscrizione. Il gioco. Posso aprirla la maglietta? Sì, cioè, adesso la apro, volevo arrivare a questo. Cos'è questo qua? Il romanzo? Libro, il romanzo, sì. In? Tutto lingua? In inglese. In inglese. In inglese? Ma te lo sai in inglese? Non abbastanza, no, però è stato bravo. Però lavorare sul sito ha migliorato tantissimo. Allora ti può servire, dai. Apriamo The il Infernal gioco. City, fammi vedere un attimo. Lo leggo io, potrei scroll. No, ma vado anche il retro. Fai vedere il libro. Not for sale. Cioè, esatto, cioè, è quasi roba esclusiva. Mi ricordo quando mettevo nei romanzi di Magic nei. Perché solo che non li traducono mai. Guardiamo qua cosa c'è. Delle pagine bianche, guardiamo. Pubblicità di Fallout New Vegas. In orario, direi. Sì, secondo me l'ha stampato. Questo direi che non la stampa, occhio. No, ma sì, è vecchio marzo. Lì. Simpatico. Aspetta che chiudo, volevo fare un attimo. Ne voglio vedere la maglietta. Arrivo, un secondo. Tanto ormai. Molto il retro l'abbiamo fatto vedere di questa scatola meravigliosa. Bello, È un po'. Sciupata apposta. Cioè, che sì, lascia stare. Va benissimo così, eh. Allora, guardiamo la maglietta che è solo in taglia L. Vabbè, tanto se ti piacciono. Cioè, ma devo rompere il sacchettino? Bastardi. Tanto dopo la metti, cioè. Che la metto? Vuoi questa? Tenere ah, sì, fa come le mutande di Catherine, cosa? Ah, okay. Dai, te la rincialo fanno io dopo, quella lì. Te la annusi e basta, le mutande di Catherine. Un sacchetto da freezer ci metto. Anche i simbolini del cookie. Ghiaccio. Sacco freddo, mettiamo. cookie. Però è bella, È da mettere, cioè. Ah, la metterò ormai, l'ho aperta. Per vedere quanto è grande? Vedetela vicino? No, beh, dai. Cazzo, però mi sa che. Il retro com'è? Sì, mi sa che è un po' grande. Skyrim. C'è scritto Skyrim dietro. The Elder Scroll 5. E poi c'è sulla manica. Simbolini. Ma che occasione te la metteresti da questa, Leo? Io. Ma per un matrimonio direi che perfetto. Una bella figa. Esatto. Al primo appuntamento. Primo appuntamento. Cioè, senti. Primo appuntamento io ho fatto con Picciano. Perché è comparso. Cioè, va anche bene qua. Perché c'è un Pikachu. Togli un Pikachu. Togli subito Pikachu. Cosa sembra dei con Bethesda. Togli un subito Pokémon Pikachu dai maroni. Questo. Adesso apriamo al volo il gioco. Anche perché hanno aperto la porta. Punto. Sto Skyrim. Qui ciao. Abbiamo il gioco. L'artbook e la mappa. Okay. Un unboxing molto variegato e colorito. Questo va su così, è molto allegro. Allora, questa è la mappa di Skyrim. Piccola mi hanno detto. Va. Mi ricordo la Spagna come forma. Tanto, cioè, io so. Sì, è vero. Ho 20. Io ho una vita per riuscire a finire i giochi che devo fare. Sì, non c'è fretta sostanza, no, non no. Scadono i giochi. No, non scadono. Cambiano le piattaforme però, se viene mossa dopo sì, magari PS4 non è retro compatibile. Cioè, libretto a colori. Va bene. Dai, fermiamoci questo qua. Questo è tutto. Casino. Ciao a tutti.